Ciao a tutte ragazze, allora oggi sono qui con il tutorial che mi avete visto, del trucco che mi avete visto nell'ultima review, quella sui prodotti Kiko. Me l'avete richiesto ed eccomi qui a farlo. È un look abbastanza semplice, ma che io trovo molto elegante. Devo dire la verità, cerco di avvicinarmi un pochino, questi qui sono gli occhi, molto tranquilli. Queste qui sono le labbra. Quindi questo è quanto, sono raffreddatissima, sì, proprio per questo motivo ho preferito applicare una cipria in polvere, lo spiego poi nel video, perché quando sono raffreddata preferisco fare così, in maniera tale che poi il fondotinta non se ne venga tutto e resti qui tutta la chiazza rosa, diciamo rossa, del naso strofinato. Quindi, e niente, quindi questo è quanto. Ora vi lascio perché i miei occhi stanno già cominciando a lacrimare e non va bene. E vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ragazze. Ok, allora cominciamo subito. Sono raffreddatissima, quindi scusatemi. Vado, non ho ancora base né niente. Vado a prendere una base. Questa volta utilizzo questa qui che mi sta piacendo molto, della De Biglia. La vado ad applicare su tutta la palpebra mobile, fin sotto l'arcata sopraccigliare, e la vado a portare anche un pochino sotto. Stavolta faccio tutti e due gli occhi insieme per il semplice motivo che è un trucco abbastanza semplice quello degli occhi, quindi si può fare tranquillamente, potete seguire tranquillamente entrambi gli occhi mentre li faccio. Ok, adesso messa la mia base vado ad applicare questo ombretto qui. Questo qui è il Naked Lunch di MAC ed è, cioè, lo so che è un ombretto molto molto visto sul tubo, ma veramente visto dal vivo si capisce il perché. È un ombretto fantastico, è un ombretto che dà una luminosità incredibile allo sguardo, che lo apre tantissimo e riesce a tirare molto fuori il colore degli occhi. È veramente veramente un ombretto fantastico. È un nude con un forte sottotono rosato, direi, ma con tanti brillantini all'interno dorati, che poi non sono brillantini, è un finish molto particolare, anzi forse c'è scritto, è un frost. È veramente bellissimo e insomma lo vado quindi a picchiettare in questa maniera. Non colora tantissimo, vedete, però dà una luminosità veramente stupenda all'occhio. E cambio pennello perché quello lì è un attimino sporco di marroncino chiaro. E lo porto fin sotto l'arcata sopraccigliare, quindi gli faccio fare tutto il giro. In questa maniera otterremo un effetto molto luminoso, in maniera tale da far sembrare l'occhio anche leggermente wet, quindi anche un pochino bagnato. Lo porto anche qui, al dotto lacrimale, quindi faccio tutto il giro, non qui però, e quindi lo applico su tutto il mio occhio e torno. Ok, fatto questo, vedete, da proprio una luminosità incredibile, vado a prendere un marrone rossastro della Kiko, questo è il numero 05, lo vado a prendere con questo pennellino qui, ne prendo veramente poco perché è molto pigmentato, e lo vado a portare nella piega e lo allungo il più possibile in fuori, in questa maniera qui, lo riporto dentro, così, in questo modo qui. E a questo punto prendo un pennello da sfumatura più grande e lo vado a sfumare, non lo vado a chiudere, lo vado solo a sfumare verso l'esterno, in maniera tale da creare quest'ombra, vedete, soprattutto quando abbasso lo sguardo, un pochino a occhio di gatto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte e torno. Ok, fatto anche questo passaggio, a questo punto entrano in gioco le due matite Kiko, o dovremmo dire anche tre, visto che questa è double. Allora, per prima cosa vado a prendere questa matita qui, la Double, e vado a prendere la parte viola e la vado a mettere lungo il bordo, ma non la vado a posizionare dentro, in quanto, vedete quanto è luminosa, è veramente bellissimo questo colore, in quanto dentro andrò a posizionare la matita rame, che è questa qui di Kiko, ed è in particolar modo la numero 403. Mentre questa qui, la Double Glam Eyeliner, è la numero 05. Dai. Ok, ad ogni modo, la vado a mettere appunto qua sotto. Così,
e contorno tutto il mio bordo. Ok, fatto questo, non vado effettivamente fin qui, vado fin dove avevo messo il Naked Lunch. E queste matite, devo dire la verità, mi piacciono moltissimo perché sono molto morbide, ma scrivono veramente da Dio e restano lì veramente, veramente a lungo una volta fissate. Quindi sono davvero fissata, nel senso che non cadete con la cipria, ma semplicemente che le lasciate lì una volta che le avete sfumate, perché sono comunque facilmente sfumabili anche queste. Ora vado a prendere invece la numero 403, che è questo rame stupendo, e la vado a mettere invece all'interno dell'occhio, questa qui. È un accostamento un po' strano, me ne rendo conto, ma a me personalmente piace davvero davvero tantissimo. E anche con questa, vedete? E anche con questa non arrivo fin qui. E cerco di sovrapporla leggermente al mio viola, in modo tale da creare un colore intermedio. E faccio la stessa cosa per l'altro lato. Ok, allora, una volta applicata anche questa, il risultato è più o meno questo, che visto così fa anche un po' impressione, ma vi assicuro che poi, visto nel contesto, è veramente bellissimo. Questa matita color rame tira fuori il verde degli occhi in una maniera incredibile. Ora, ultimo passaggio, vado a mettere il mascara, vado a fare le mie sopracciglia e torno. Ok, quindi una volta applicato il mascara e aggiustato un pochino le sopracciglia, questo qui è il look finito. È davvero, aspettate che cerco di avvicinarmi, è davvero davvero semplice. Lo metto a fuoco, mannaggia. È davvero davvero semplice. Però devo dire che è d'effetto, nel senso che con queste ciglia extra long avreste potuto mettere anche le ciglia finte, ma io in questo caso non ho voluto, mi stanno bene queste. Cioè, mi stanno bene così. E questi giochi di colore chiaroscuro, ramato, è molto molto carino, mi piace davvero tanto. E ora passiamo al resto del volto. Ok, allora, arrivato a questo punto, andiamo a completare ovviamente il nostro volto. Non ho applicato il fondotinta dell'altra volta. Quello che ho utilizzato l'altra volta nel video di review era questo qui, il Derma Blend di Vichy. Il numero era il 25 Nude. È mezzo tono più chiaro rispetto al mio colore di pelle, però diciamo che per questa stagione mi va bene. Non l'ho applicato stavolta per il semplice motivo che sono molto raffreddata, non ho ancora ben capito se è allergia o solo raffreddore. E generalmente quando sto molto raffreddata io non uso fondotinta liquido, tendo più che altro ad utilizzare una cipria in polvere. Io ad esempio ho utilizzato questa qui dell'Astra, la numero 33, è una cipria normalissima, si apre in questa maniera, si trova il puff. È la cipria che, come vedete, ho già utilizzato un sacco. Mi piace molto perché mattifica la pelle, la rende omogenea a livello di colore e devo dire che nasconde anche delle piccolissime imperfezioni. Mi piace molto proprio perché, senza che stia a mettere il fondotinta liquido, che comunque, diciamocelo, quando siamo raffreddate ci soffiamo in continuazione il naso, quindi è inutile andare a mettere il fondotinta. Può essere no transfer, tutto quello che volete, ma inevitabilmente poi si trasferisce sul fazzoletto e non lo avete più addosso. Quindi io preferisco tenere a portata di mano, sempre come una cipria abbastanza coprente, in maniera tale da fare velocemente i ritocchi. Chiusa questa parentesi, passiamo alle labbra. Primo passaggio, vado ad applicare una matita rossa, una qualsiasi va bene. Andiamo a fare il giro di tutto il nostro contorno labbra, cercando, se possibile, di rispettare abbastanza i contorni, e va a riempire anche un pochino dentro. Ok, una volta applicata quindi la mia base, diciamo, questa è un'altra cosa, questo video lo potrei intitolare il trucco per quando si è raffreddati. Devo dire che quando sono appunto molto raffreddata non tendo ad usare rossetti così scuri o rossetti comunque così accesi, perché inevitabilmente quando andiamo sempre a soffiare il naso il fazzoletto finisce anche un pochino sulle labbra, vi asporta un po' di colore e ovviamente soprattutto con i colori accesi non va bene. Sono contraria anche ai gloss quando avete questo tipo di problema. Io andrei semplicemente di burro cacao colorato leggermente e basta. Ad ogni modo, secondo passaggio, tinta della Sephora, questa qui, la numero 03, bellissima, la vado ad applicare su tutte le mie labbra, è solo la base che avevo messo.
Ok, benissimo. Questo è il risultato con la tinta sopra. È un bellissimo colore, devo dire la verità. E ora vado a passare sopra questo rossetto qui di Kiko, il numero 222 della linea matte. E lo vado più che altro a tamponare. E questo farà sì che il rossetto diventi ancora più matte e che il colore duri molto più a lungo. Ok, una volta applicato anche il rossetto, ultimo tocco, il blush. Vado a prendere questo qui della Essence che si chiama Secret It Girl, il numero 30. Qui. Non è un blush troppo forte, ma su di me, cioè a me piace davvero tanto. E sopra vado ad applicare un po' di questo blush della Elf che si chiama Glow, che ha, per me è chiaro, devo dire la verità, e però ha un sacco, ma veramente un sacco di minuscoli glitter dorati che danno molta molta luce al volto e a me piace davvero tanto. Ok, a questo punto il trucco è finito. Come vedete è molto semplice, però francamente mette in risalto i lineamenti. E soprattutto ovviamente queste labbra sono belle messe, belle in evidenza, mi piacciono davvero davvero tanto così. E niente, quindi spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ragazze!